Questo programma è offerto da Palermo, abusò di bimbo di 4 anni, arrestato figlio di una vicina di casa. Trapani, incidente stradale, un morto e un ferito grave. Altavilla Milicia, da qualche giorno siamo entrati nel Paes. Sport, derby, terzi verso il forfè, ballottaggio di Balà Belotti. Benvenuti al videogiornale di Canale 8. Come avete sentito dai nostri titoli di apertura, anche oggi abbiamo parecchia cronaca e diversi sono i filmati che vi proporremo durante questo nostro videogiornale. Iniziamo senza dubbio con una notizia da Palermo: abusò di bimbo di 4 anni, arrestato figlio di una vicina di casa. La madre vide scena e denunciò tutto ai carabinieri. Abbiamo quindi un servizio che ha curato per la nostra redazione Cinzia Fanara. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giarre Catania con l'accusa di avere nel giugno scorso costretto un bambino di 4 anni, figlio di una sua vicina, a compiere atti sessuali dopo averlo attirato nel cortile di casa. Deve rispondere di violenza sessuale in danno di minore. La scena era stata notata dalla madre, che era solita lasciare in custodia il figlioletto al vicino, che aveva denunciato l'uomo. Adesso Trapani, incidente stradale, un morto e un ferito grave. Un rumeno di 30 anni è morto ed un suo connazionale è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la notte scorsa a Fontana Salsa, una frazione a pochi chilometri da Trapani. L'auto sulla quale viaggiavano non avrebbe rispettato il rosso ad un semaforo, schiantandosi contro un'altra auto. I carabinieri sono in corso indagini e ipotizzano che gli immigrati siano fuggiti dopo aver rubato due fusti di gasolio ad una ditta della zona. Adesso ci trasferiamo a Partinico: rubava grondaie preso da agenti dell'Europol e della Polizia di Stato. A tal proposito seguiamo da vicino il servizio di Emanuele Tribuna. La notte scorsa, una pattuglia dell'Europol in servizio nel centro abitato di Partinico, mentre percorrevano il Corso dei Mille, notavano un individuo che alla vista degli agenti tentava di nascondersi dietro alcune auto in sosta nella via Crocifisso. Contemporaneamente giungeva sul luogo anche una volante della Polizia di Stato del commissariato di Partinico ed, unitamente ai loro agenti, bloccavano l'individuo che risultava essere tale AP di 45 anni, residente a Partinico. Da un accurato controllo veniva constatato che erano state smontate alcuni metri di grondaia dal muro ed erano state asportate parti di rame. Inoltre, lo stesso AP era in possesso di arnesi e di collari di rame appartenenti alle grondaie. La persona bloccata veniva accompagnata presso il locale commissariato per le operazioni di rito. Un operaio è morto nel crollo di una palazzina alla cui ristrutturazione stava lavorando ieri pomeriggio a Piana degli Albanesi, comune alle porte di Palermo. Un altro operaio è rimasto ferito.
Sul posto, in via Matteotti, sono intervenuti i vigili del fuoco. La vittima è Salvatore Parisi, di 40 anni, il ferito suo fratello Giuseppe, che è stato da subito trasportato all'ospedale civico di Palermo ed è in condizioni gravi. Al momento del crollo, le cui cause sono da accertare, nella palazzina stavano lavorando anche altri tre operai imparentati con i fratelli Parisi e come loro di Belmonte Mezzagno. Salvatore e Giuseppe Parisi, secondo quanto ricostruito, erano su un ponteggio che è stato travolto dal cedimento strutturale dell'immobile. Ancora una notizia da Palermo, colpo di pistola nella notte. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio che ha curato per noi Daniele Scalia. Un colpo di pistola esploso nella notte ha seminato il panico in viale Michelangelo, nella zona del CEP. Ad impugnare l'arma sarebbe stato un uomo che insieme a dei complici avrebbe tentato la rapina ai danni di un gruppo di giovani. Ragazzi tra i 20 e i 27 anni, finiti nel mirino dei due mentre si trovavano fermi sul marciapiede, al bordo del proprio scooter. Stavano trascorrendo qualche minuto insieme prima di tornare a casa. I malviventi li avrebbero raggiunti a bordo di un'auto, dalla quale sono scesi con aria minacciosa, intimando loro di consegnare tutti i soldi che avevano in tasca. Ma i rapinatori non si sarebbero fermati qui, perché avrebbero voluto impossessarsi anche di un ciclomotore, ma il proprietario ha opposto resistenza. È stato in quel momento che il malvivente avrebbe sparato per metterlo KO. Nel gruppo dei ragazzi colpito alla gamba un 27enne che cade a terra sanguinante. I rapinatori si sarebbero subito dopo dati alla fuga a bordo della loro macchina, facendo perdere le proprie tracce. Scene da Far West che hanno svegliato chi abita nella zona. Le urla di terrore del gruppo di ragazzi si sono placate soltanto all'arrivo del 118, che ha soccorso il ferito e l'ha trasportato all'ospedale di Villa Sofia. I sanitari hanno trovato sotto shock le vittime. Torniamo in studio, Palermo, mafia e droga, quattro arresti, quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di stupefacenti. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, costituisce il seguito dell'operazione antimafia Alexander, che nel luglio scorso portò all'arresto di ben 26 persone e l'azzeramento del mandamento mafioso di Porta Nuova. Palermo, ancora contrabbando tabacchi, sono 14 le denunce. Contrabbando di sigarette, la Guardia di Finanza dagli inizi di ottobre ha sequestrato qualcosa come 2 quintali di tabacchi lavorati esteri e hanno denunciato 14 persone. Secondo le Fiamme Gialle, il traffico illegale è in ripresa a causa della crisi economica e dell'instabilità dei paesi del Nord Africa. Lampedusa ha preso capo degli scafisti, il miliziano somalo era tra i migranti sull'isola, il servizio è a cura di Cinzia Fanara. Preso capo degli scafisti, il miliziano somalo era tra i migranti sull'isola. Ero ancora a Lampedusa, uno degli organizzatori della traversata del barcone naufragato il 3 ottobre scorso davanti alle coste dell'isola, che costò la vita a 366 migranti. L'uomo, un giovane somalo di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori sono riusciti quindi a risalire all'identità di uno dei capi dell'organizzazione criminale transnazionale, che gestisce i flussi migratori illegali tra il Corno d'Africa, il Sahara e la Libia verso le coste della Sicilia. L'uomo fa parte di un gruppo di miliziani armati ed è accusato di numerosi e gravissimi reati, dal sequestro di persona a scopo di estorsione all'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dalla tratta di persone alla violenza sessuale. Bene, adesso dopo questa sfilza di notizie, inevitabilmente è venuto il momento da dedicare al primo sacchetto pubblicitario. Sono stati scelti tra decine di ragazzi di tutta Italia. Hanno studiato, lottato per arrivare alla tanto attesa finale. Sto parlando dei 24 ragazzi della 35esima edizione del Cantamare. Ospiti d'eccezione, cantanti internazionali, grande spettacolo e tanto intrattenimento.
sabato 9 novembre su Canale 8. Il Cantamare, da un'idea di Gianni Contino, direzione artistica Rosanna Cipolla. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta. Salve, sono Rita Carollo. Per evitare che succeda tutto questo, seguimi nella nuova rubrica Condomini in primo piano, posta e risposta, in onda su Canale 8 al 611 del Digitale Terrestre. Vuoi gustare buon cibo e ascoltare buona musica? Ciro's People è il posto che fa per te. In una location immersa nel verde, in un'atmosfera che privilegia il connubio tra arte e musica ricercata. Ciro's ti aspetta, in contrada Bonfanti, a 2 chilometri da Monte Maggiore Belsito. Per info 388 3433 383. Ritorniamo nuovamente in studio con una notizia che ci perviene da Ficarazzi. Lunedì 11 alle ore 9 presso la scuola elementare Tesauro si svolgerà una manifestazione per inaugurare uno sportello d'ascolto per bambini disabili e genitori. Saranno presenti alla cerimonia le massime autorità comunali, appunto, di Ficarazzi. Altavilla Milicia, da qualche giorno siamo entrati nel Pais. Il servizio lo ha curato per noi Emanuele Tribuna. Da pochi giorni anche Altavilla Milicia aderisce al Pais. Vuole essere un progetto ambizioso ed in linea con le altre misure già varate. Il PAES, il Piano di Azione dell'Energia Sostenibile, che il Comune di Altavilla Milicia ha deciso di sottoscrivere. Il provvedimento, che prevede una serie di interventi specifici, è l'esito dell'accordo denominato Patto dei Sindaci, siglato a Bruxelles. L'impegno è quello di aderire pienamente al protocollo Europa 2020-20, altra sigla che, in soldoni, vuol dire che Altavilla Milicia si impegna a ridurre del 20% le emissioni di gas serra con il ricorso all'energia rinnovabile, per una quota pari al 20% di quella prodotta, diminuendo al contempo i consumi del 20%, premessa fondamentale per una nuova pianificazione energetica territoriale che abbia come obiettivo primario la salvaguardia dell'ambiente. Tra gli strumenti privilegiati per la giunta del sindaco Parisi rientra l'adozione di fonti di energia rinnovabile e di provata compatibilità con l'ambiente. Adesso un comunicato stampa magazzino ICRE, una precisazione dell'assessore Scaduto. Apprendo della decisione del Partito Democratico Locati di voler tenere la prima riunione del direttivo presso l'ICRE a fine di puntare il riflettore sul patrimonio dei beni confiscati alla mafia, che a detta del PD continuano a rimanere inutilizzati, ma desidero puntualizzare per dovere e chiarezza di informazione che le cose non stanno esattamente così. E quanto dichiara l'assessore alla pubblica istruzione Antonio Scaduto, appresa la notizia che il prossimo 18 novembre il locale Partito Democratico terrà la sua prima riunione presso il tristemente famoso magazzino ICRE, in sigla Industria Chiodi e Reti, fabbrica di morte, dominio di Binno Provenzano. I beni confiscati alla mafia devono seguire un iter preciso per essere affidati e l'amministrazione comunale di Bagheria sta seguendo tutto il processo normativo. Alcuni beni sono già stati affidati, penso a quello alla Pro Handicap, altri che al momento non sono ancora pronti per l'iter, intendiamo valorizzarli anche con iniziative simboliche, come appunto è accaduto per l'ICRE, spiega Scaduto. Lo scorso 1 ottobre, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, abbiamo dato in adozione simbolicamente beni architettonici e tra questi anche beni confiscati alla mafia agli studenti delle scuole bagheresi. In particolare l'ICRE è stato affidato alla scuola media Carducci, che è già ferrata nelle iniziative per la diffusione della legalità e dell'antimafia, ha già iniziato a programmare alcune attività didattiche per la valorizzazione del magazzino.
Plaudo all'iniziativa del PD, occorrono tutte le forze sane della città per lasciarci alle spalle l'immagine dell'equazione bagheria-mafia, conclude Scaduto, ma era mio dovere non solo per la mia delega di assessore alla pubblica istruzione, ricordare lo sforzo che stanno facendo le istituzioni scolastiche e anche questa amministrazione in momenti così difficili, conclude il suo intervento. Adesso ancora una notizia su Figazzi, conferenza di servizi sulla deviazione dei mezzi pesanti. L'amministrazione Martorana vaglia le possibili soluzioni del caso. Ci ha pensato per noi Emanuele Tribuna. Giovedì 14 novembre alle ore 16, presso l'aula polifunzionale, ispettore Maurizio Lanno del comando della Polizia Municipale di Figarazzi, l'amministrazione ha indetto una conferenza di servizi interna al fine di vagliare le possibili soluzioni in merito alla deviazione dei mezzi pesanti da Corso Umberto I di Figarazzi. Alla conferenza prenderanno parte la giunta Martorana insieme ai consiglieri di maggioranza e il dottor Filippo Oliveri, comandante della Polizia Municipale. L'amministrazione proporrà le possibili alternative per cercare di ridimensionare il traffico dei mezzi pesanti per il territorio di Figarazzi, mentre il comandante Oliveri si pronuncerà sulla fattibilità delle proposte dal punto di vista urbanistico e della viabilità. La determina 151 del 26 novembre del 2012 aveva disposto l'approvazione e posa in opera della segnaletica stradale verticale necessaria per la deviazione dei mezzi che, se diretta a Bagheria, avrebbero deviato lungo la strada provinciale 76, zona Pomara, evitando di attraversare il Corso Umberto I. Mentre i mezzi in direzione Palermo avrebbero transitato per via del Monaco o via Città di Palermo verso lo svincolo autostradale di Bagheria. Tuttavia, in seguito al diniego da parte del comune di Bagheria sulle modalità di deviazione, in linea con quanto previsto dall'ARPA, l'amministrazione martorana sta rivalutando soluzioni alternative che possano restituire ai cittadini di Figarazzi un paese più vivibile. Bene, ritorniamo in diretta e io do senza esitazione alcuna lo spazio al secondo stacchetto pubblicitario. Roberto Cusimano, servizi di giardinaggio. Realizzazione a verde di giardino e terrazza. Manutenzione verde pubblico e privato. Impianto di irrigazione, trattamenti antiparassitari e disinfestazione. Per info 330 642694. Per parlare di spettacolo, arte, cultura, ma soprattutto di sport, arriviamo noi, Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno con Passione Sport. Dal 14 ottobre alle 21.05 vi terremo compagnia ogni lunedì su canale 8 611 del digitale terrestre. Concludiamo la nostra edizione giornaliera del videogiornale con lo sport, momenti di attesa, febbre che non finisce mai perché domani c'è l'attesissimo derby tra il Palermo e il Trapani al Barbera per quanto riguarda la Serie B, terzi verso il forfè. Ballottaggio invece tra Dybala e Belotti. Il difensore centrale continua a svolgere terapie, difficile un suo impiego contro i Granata del Trapani. In avanti ballottaggio tra Belotti e Dybala per un posto accanto all'Afferty. In mezzo al campo dovrebbe tornare Verre con Bolzoni e Barreto ai fianchi. Prosegue a ritmo serrato la preparazione del Palermo in vista del derby di domani al Barbera contro il Trapani. Mister Beppe Iachini inizia anche a mischiare le carte e ovviamente a pensare alla formazione che dovrà opporre al collega Roberto Boscaglia. In difesa sembra non farcela Claudio Terzi. Il centrale continua a svolgere terapia e allora dovrebbe dare forfè. In avanti c'è ballottaggio tra Belotti e Dybala su chi affiancherà Lafferty. In mezzo al campo dovrebbe tornare Verra con Bolzoni e Barreto ai fianchi. Proprio Barreto oggi pomeriggio è stato il protagonista della conferenza virtuale su Twitter, ma a porre le consuete domande sono stati i tifosi.
Piano piano sto cercando di raggiungere il top dal punto di vista fisico, che è quello che mi caratterizza, ha detto Barreto, stuzzicato sulla forma fisica. Il giocatore che mi ha sorpreso di più fino ad ora è Belotti, è arrivato con tanta fame e la giusta cattiveria. Stare con la famiglia è quello che faccio normalmente dopo ogni allenamento. La fascia mi dà sensazioni indescrivibili e sono felice di essere il capitano del Palermo. Vogliamo dare una gioia a tutti i tifosi nel derby contro il Trapani, stiamo preparando bene questa sfida appunto con i Granata, ma Barreto parla anche di vita privata, quando posso e la dieta da calciatore me lo permette, mi concedo un panino con le panelle, io e la mia famiglia adoriamo passeggiare nella riserva di Capogallo e poi fare un tuffo in quel mare, la mia famiglia è tutto per me. Mi riempiono di gioia ogni giorno. Barreto manifesta attaccamento totale ai rosanero. Il Palermo è la squadra e la società per la quale ogni giorno do tutto, dentro e fuori dal campo. Bene, con questa notizia, domani sera tutti gli occhi puntati al Barbera per il derby tra i rosanero e i Granata del Trapani. Prima di passare ai saluti, come nostra consuetudine giornaliera, è venuto il momento da dedicare al meteo. Questo programma è stato offerto da è offerto da è stato offerto da